Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 4 giugno 1918. Continuando il mio solito stato, stavo dicendo al mio amato Gesù: non disdegnare le mie preghiere, sono le tue stesse parole che ripeto, le stesse intenzioni, le anime che voglio come le vuoi tu e col tuo stesso volere. Ed il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, quando ti sento ripetere le mie parole, le mie preghiere, volere come voglio io, come da tante calamite mi sento tirare verso di te e come ti sento ripetere le mie parole, tante gioie distinte sente il mio cuore. Posso dire che è una festa per me e mentre godo mi sento debilitato dall'amore dell'anima tua e non ho la forza di colpire le creature. Sento in te le stesse catene che io mettevo al Padre per riconciliare il genere umano. Ah sì, ripeti ciò che feci io. Ripetilo sempre,
Se vuoi che il tuo Gesù in tante amarezze trovi una gioia da parte delle creature. Poi ha soggiunto: se vuoi stare al sicuro, ripara sempre e ripara insieme con me. Immedesimati tanto con me da formare un solo eco tra me e te di riparazioni. Dove c'è riparazione, l'anima è come sotto al coperto, dove sta difesa dal freddo, dalla grandine e da tutto. Invece dove non c'è riparazione, è come chi si trova in mezzo alla strada, esposto ai fulmini, alla grandine e a tutti i mali. I tempi sono tristissimi e se il cerchio delle riparazioni non si allarga, passa pericolo che quelli che restano scoperti restino fulminati dai fulmini della divina giustizia. 12 giugno 1918. Trovandomi nel solito mio stato, stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù: com'è possibile? Tu hai fatto tutto per noi, hai soddisfatto a tutto, hai in tutto reintegrato la gloria del Padre da parte delle creature, in modo da coprirci tutti con un manto d'amore, di grazia e di benedizione, e con tutto ciò i flagelli cadono quasi rompendo il manto di protezione di cui ci hai coperto. Ed il mio dolce Gesù, interrompendo il mio dire, mi ha detto: figlia mia, è vero tutto ciò che tu dici, tutto, tutto ho fatto per la creatura. L'amore mi spingeva tanto verso di lei che per essere sicuro di metterla in salvo, la volli ravvolgere dentro del mio operato come dentro di un manto di difesa. Ma la creatura, ingrata, col peccato volontario, rompe questo manto di difesa, sfugge da sotto le mie benedizioni, grazie d'amore, e mettendosi a cielo aperto resta colpita dai fulmini della divina giustizia. Non sono io che colpisco l'uomo, è lui che col peccato viene incontro a riceverne i colpi. Prega, prega per la grande cecità delle creature. 14 giugno 1918. Continuando una sera dopo aver scritto, il mio dolce Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, ogni qualvolta scrivi, il mio amore riceve un piccolo sfogo, un contento di più, e mi sento più tirato a comunicarti le mie grazie. Sappi però che quando non tutto scrivi, oppure sorvoli sulle mie intimità con te, sullo sfoggio del mio amore, io mi sento come tradito, perché in quello sfoggio d'amore, in quelle mie intimità con te, io cercavo non solo di attirare te a più conoscermi e ad amarmi, ma anche quelli che avrebbero letto le mie intimità d'amore, per ricevere anche da loro un amore di più. E non scrivendo tu, questo amore non lo avrò, ed io ne rimango come contristato e tradito. Ed io: ah mio Gesù, ci vuole uno sforzo per mettere su carta certi segreti di intimità con te. Pare che si vuole uscire dall'ordine degli altri. E Gesù: ah sì, questa è debolezza di tutti i buoni che per umiltà, per timore, mi negano l'amore e nascondendosi loro vogliono nascondere me. Invece dovrebbero manifestare il mio amore per farmi amare. Ed io rimango sempre il Gesù tradito nell'amore, anche dai buoni. Bene, abbiamo oggi da meditare molto attentamente su un punto fondamentale della vita cristiana, dell'ascetica, della spiritualità, che è appunto tutta la tematica della riparazione. Potremmo chiamarla la tematica e la dinamica della riparazione. Nei primi due scritti Gesù la mostra primo come opera sua, ed è perfettissima, universale. Secondo, però, la mostra anche come necessità fatta propria da coloro che lo seguono e che possono, anzi, sarebbe opportuno dire, devono, evidentemente, devono liberamente, nessuno li obbliga col mitra, cooperare, collaborare, fare proprie, ecco. Le esigenze della riparazione. Vedremo adesso insieme queste cose. Infine, poi nell'ultimo punto c'è un altro tema delicatissimo. Anzitutto c'è una luce, perché ci sono alcuni passaggi degli scritti dinanzi a cui alcune anime poco, come dire, poco riflessive, ecco, forse si potrebbe dire. E a prima vista addirittura delle volte si scandalizzano, e poco riflessive anche
anche se non lo sanno, sto parlando appunto di questo oggettivo un pochino presuntuose. Perché ogni tanto è bene rammentare che quando noi ci troviamo dinanzi all'Altissimo e a quello che fa, noi non conosciamo l'Altissimo, cioè noi abbiamo dentro la nostra testolina delle rappresentazioni, delle idee a cui non dobbiamo dare troppo adito, d'accordo? Cioè, dopo lo riprenderemo quando ci arriviamo a quest'ultimo punto di meditazione, ma tanto per introdurle. Luisa dice: Gesù mi ha dato un bacio. Ah, orrore! Ti pare che Gesù va a dare un bacio a una creatura? Che cos'è questa roba? Ma chi te l'ha detto te che Gesù non possa dare un bacio a una creatura? Prima di vedere cosa pensi, che sia un bacio, cosa pensi che sia un rapporto di amore tra la creatura e il creatore? E cosa pensi delle modalità di manifestazione di quest'amore? Cosa pensi, come dire, di Dio, del rapporto con Dio, del tipo di realtà che c'è, capito? Cioè, se uno pensa, come dire, un amore, come dire, completamente spiritualizzato, come dire, asettico, da quadrettino, ecco, da mettere dentro una cornicetta, insomma, stilizzata, questa è una nostra rappresentazione. Ma siamo sicuri che Dio è così? Punto interrogativo. Ecco. Questo vale per tante cose. Questo aspetto della vita interiore, che è un po' introduttorio, stesso discorso, adesso lo possiamo anche poi spostare al problema della riparazione. Noi non possiamo farci una nostra idea di Dio, del suo mondo e delle sue cose. Noi dobbiamo accogliere, anzitutto dalla rivelazione pubblica, ecco, e se lo si crede prudentemente anche da quelle private che risultano essere in qualche modo attendibili, quello che Dio ci mostra di Lui. Perché per esempio a volte in alcune rivelazioni private è abbastanza evidente che Gesù voglia, come dire, volutamente rettificare certe idee sballate che noi ci facciamo di lui, sballate, perché sono figlie della nostra personale concezione e comprensione di certe cose, che è inevitabilmente determinata e condizionata da tutto quanto il nostro, come dire, background psicologico, emotivo, culturale, sociale, ambientale, caratteriale, se vogliamo anche, in cui siamo vissuti, che caratterizza la nostra persona. Ma noi, ci sono stati dei filosofi, come dire, atei, critici, che, anche se in maniera sbagliata, quindi a fine di gettare discredito tout court, quindi in maniera assoluta alla fede e alla religione, hanno detto però che gli atti religiosi sono proiezioni che l'uomo fa dei propri pensieri su qualcosa di grande fuori di lui, che è la divinità. Allora, questa cosa qui certamente non è vera da un punto di vista universale, generalizzato, diciamo così, perché specialmente per le religioni rivelate, questo non è vero, questo qui, per il cristianesimo e per l'ebraismo soprattutto. Però, nonostante ci sia una rivelazione, quindi, che tende a, come dire, a stabilire certe cose, cioè, questo non toglie che comunque nell'uomo c'è sempre la tentazione di prendere quello che pensa e trasferirlo nella mente, nel modo di essere e di fare di Dio. Perché questa operazione si eviti, occorre una grandissima umiltà, grande, molto più grande di quanto noi pensiamo, e una grandissima disponibilità all'ascolto, cioè anche a farsi mettere in crisi alcune nostre peculiari idee sballate, ripeto, di Dio, di quello che è, di quello che fa, di quello che pensa, di come opera. Ecco camminare veramente nell'ascolto. Perché se io già mi sono messo in testa una cosa
e non è così, quando nostro Signore mi dirà non è così, io questa cosa la rifiuto a priori, perché per me dentro la testa mia dice: guarda, dimmi qualunque cosa, meno che questo, perché tanto questo non è così. Su tutto ciò bisogna essere molto molto cauti, nel senso che questa forma di rigidità mentale noi possiamo averla in relazione a cosa? In relazione per esempio alle verità di fede, cioè se qualcuno mi viene a dire che Dio non c'è la Trinità ma c'è la quaternità, cioè, non esiste, non dice: ah, ascoltiamo bene, pensiamoci, può essere che è vero. No, ecco. O che la Madonna non è immacolata o non è vergine, quindi. Però dentro questo orizzonte, che questo certamente è rigido e normativo, Dio è amore, ci dice la rivelazione, no? Bene, che significa? Come si manifesta questo amore a livello generale, a livello particolare, nei rapporti con la creatura? Come si manifesta? Per esempio, qui, quando Gesù parla di queste cose, dice: scrivilo perché voglio che gli altri lo vedano e magari correggano alcune cose e magari comincino a fare qualche sogno a occhi aperti, perché io non vedo altro motivo per cui nostro Signore faccia scrivere a Luisa certe cose che, come lei giustamente dice, ma questi sono affari nostri, sono affari miei, mi trovo pure in difficoltà, no? Ma dice: sì, capisco, ma fallo, perché queste cose faranno innamorare altre persone, mi faranno amare di più, le faranno desiderare di essere amati da me, anche sognando, perché sognare non è un peccato, desiderare le cose straordinarie, certamente i maestri di spirito lo sconsigliano vivissimamente, ma sognare a occhi aperti non è mica un peccato, specialmente quando il sogno riguarda cose buone, riguarda, no? Ecco. Anche riguardo la riparazione, allora, qui per esempio nel secondo paragrafo Gesù corregge un'idea che magari anche molti hanno, no? Che però è un'idea non corretta. Dice: ma come Gesù? Qui ci sta il problema, è questo qui. Gesù sicuramente è venuto sulla terra, ce lo dice in continuazione anche negli scritti, a rifare tutto, a riparare tutto, a riequilibrare tutto e di più, di tutto e di più. Allora ci sono due problemi. Primo, ma se Gesù ha riparato tutto, perché chiede la riparazione anche alle creature? Primo paragrafo di oggi, ripara sempre e ripara insieme con me. Attenzione che se fermiamo le riparazioni, qui parte la divina giustizia. Come mai, se Gesù ha riparato tutto, chiede anche le riparazioni delle povere creature quali siamo noi? Che c'è, va, che è il nostro Signore con atto di riparazione mio, quando c'è Gesù Cristo che ha riparato tutto e di più, è morto in croce, eccetera, eccetera. Primo punto. Secondo punto. Come mai, nonostante tutte le riparazioni tue, che hai riequilibrato e messo a posto tutto, e che hai dato al Padre tutta la gloria, la soddisfazione che gli era dovuta, ancora adesso flagelli, tribolazioni, terremoti, maremoti, carestie, guerre, violenze e tutti i disordini che vediamo nel mondo? Con me? Allora, questo qui chiaramente è un pensiero che coinvolge un certo nostro modo di vedere quello che Gesù ha fatto. Ecco perché dobbiamo ascoltare. Premesso che non si può non essere d'accordo sul fatto che il peccato esige una riparazione, questo è assolutamente, perché altrimenti Gesù non sarebbe morto in croce, cioè noi questo non lo possiamo mai dimenticare, e altrimenti il sacramento della penitenza non si concluderebbe con per penitenza fai questo, perché la penitenza sacramentale non è, come dire, il prezzo, cioè il pagamento del perdono. Il perdono ti costa 4 rosari, oppure ti costa 3 Ave Maria, quindi quando ci sono i biglietti a buon mercato, no? Quindi dice: non è che mi ha veramente perdonato nostro Signore, devo pagarla. No. La soddisfazione sacramentale, perché si chiama così tecnicamente la penitenza, il nome tecnico è soddisfazione sacramentale, consiste nel fatto che tu, peccando, hai turbato un certo ordine dentro e fuori di te, disobbedendo a Dio. Quando il Signore ti dà il sacerdote ti dà la soluzione, viene rimessa la disobbedienza a Dio, cioè tu ti riconcili con Dio e Dio annulla
l'atto che hai fatto, d'accordo? E ti ridà la grazia che hai perso quando si tratta di peccati gravi. Ma le conseguenze di quello che hai fatto, certamente Gesù se ne è fatto carico, ma in parte te ne devi far carico anche tu. Come insegna la Chiesa, la soddisfazione sacramentale non è altro che una partecipazione in minimissima parte alla grande opera di soddisfazione realizzata da Gesù. C'è una spiegazione. E come mai? Perché questa non basta, no? Basterebbe e avanzerebbe, dice sempre la Chiesa. Ecco perché dobbiamo ascoltare. Ma i meriti e le riparazioni infinite, sufficienti a coprire ogni genere di disordine operate da Gesù, vengono trasmessi alla creatura in forma integrale, cioè distruzione totale delle colpe e delle conseguenze e delle pene dovute, le riparazioni dovute dalle colpe, una volta sola. Perché Gesù è morto in croce una volta sola, insegna la Chiesa. E quindi una volta sola avrai questa partecipazione piena dei meriti di Gesù Cristo ed è col sacramento del battesimo che ti rimette tutto, colpe e pene, non ci sono penitenze, non ci sono, qualcuno ha mai visto un battesimo degli adulti in cui dopo il battesimo l'adulto deve fare qualche penitenza per riparare i peccati che ha fatto? No, in quel momento viene azzerato tutto per la potenza di Cristo, ma ecco qua. E se fai qualche guaio dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo, che succede? Ecco, non sarebbe educativo che faccia di nuovo tutto Gesù, ma fa il 90% Gesù e il 10% ce lo devi mettere tu. D'accordo? Ecco il punto. Allora, non basta quello che ha fatto Gesù, si basta e avanza, ma le esigenze stesse della giustizia esigono che in parte le membra vive di Gesù, che sono il suo mistico corpo, mettano del proprio, come diceva San Paolo nel Nuovo Testamento. Completo nella mia carne quello che manca, le sofferenze di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. E dal momento che Gesù, i peccati si compiono nel tempo, d'accordo? E Gesù ha operato la redenzione nel tempo, certamente l'ha operata nella divina volontà, come sappiamo, è un atto fatto nella divina volontà, come dire, travalica in sé, da un punto di vista ontologico, i limiti del tempo. Ma adesso noi siamo comunque nel tempo, il tempo sta scorrendo in questo preciso istante, siamo nel 2019, non siamo nell'anno 27, quando Gesù sicuramente era sul pianeta Terra, nel tempo. Adesso Gesù è in cielo. E quindi che cosa succede? Succede che le membra del suo corpo, oltre che a beneficiare continuamente dei flussi di grazia che il Signore ci ha donato e ci ha acquistato, cooperano con Lui, prestandogli le proprie membra, prestandogli il proprio corpo, a continuare nel tempo la sua opera universale di riparazione. Ed ecco così spiegati entrambi: non è che non è sufficiente la riparazione di Gesù, avanza la riparazione di Gesù, bastava una goccia di sangue di Gesù, dice Santa Teresa d'Avila, per pulire tutto. Quindi figurate con tutto quello che ha fatto. Non è che non basta, ma non è giusto che ci sia solo quella. E dal momento che i peccati si continuano a reiterarsi nel tempo, è necessario che nel tempo ci siano membra del corpo mistico di Cristo, di cui le anime vittime sono, come dire, la punta di iceberg, che proseguano nel corso del tempo a mantenere viva, proprio viva viva, anche a livello proprio sensibile, se mi si passa il termine, la passione di Gesù, per mezzo della quale lui ha riordinato e riparato tutto. D'accordo? Soddisfacendo, come diceva Sant'Anselmo d'Aosta, anche tutti i diritti sacrosanti della divina giustizia. C'è un altro punto fondamentale da considerare. Non sono io che colpisco l'uomo, è lui che col peccato viene incontro a ricevere i colpi, e questo lo fa col peccato volontario, dice Gesù. Dice: io l'ho ricoperto in tutto. Cioè, se una persona non commettesse mai dopo il battesimo un peccato mortale, specialmente questo riguarda i battezzati, le esigenze di riparazione si ridurrebbero al minimo. Perché anche un peccato veniale esige riparazione, ma certamente non così impegnativa
come un peccato volontario in materia grave. Quindi, ma questo, come l'esistenza dell'inferno, non è un atto, come dire, da concepire: ah, Dio ha fatto l'inferno e ti sbatte all'inferno se sei stato cattivo. No, non è Gesù che manda all'inferno l'uomo, è l'uomo che si mette all'inferno allontanandosi da lui e dicendo amen al principe dell'inferno, che è il diavolo, ossia il nemico di Dio, il nemico della volontà di Dio, il ribelle a Dio. Così, i cosiddetti flagelli, sempre tra virgolette, non sono mandati da Gesù, dice: hai fatto il cattivo, adesso ti devo punire un po', ti mando un bel flagello. No, sono gli uomini che li attirano. Col fatto stesso di togliersi dalla protezione di grazia e di riparazione operata da Gesù, col peccato volontario. È come se stessero continuamente implorando, ovviamente in maniera tacita, a Dio: fammi so colpiscimi, 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 colpiscimi. E quindi, conseguentemente, come diceva San Tommaso, nell'inferno i dannati sono puniti molto meno di quanto potrebbero esserlo in base alla cattiveria dei demoni, perché anche lì il Signore li ferma. E così anche noi siamo colpiti molto meno di quanto meriteremmo, perché le preghiere, le sofferenze, le riparazioni dei giusti e dei santi, della Madonna in primis, oh, sapeste quante ce ne risparmiano. E quel poco che vediamo è proprio quello che proprio non si può risparmiare. E anche in questo dobbiamo vedere una grande manifestazione della Divina Misericordia. Ecco, un'ultima considerazione, riprendiamo il tema dell'intimità con Gesù. La vita nella divina volontà, se la si comprende e se, attenzione, ci si mette nelle condizioni di poterla vivere. Ecco, perché quando, cioè, perché il rapporto con Gesù parta e diventi un rapporto d'amore, ci vogliono comunque quelle condizioni che lui in continuazione, anche negli scritti, ma anche nell'ascetica classica, evidenzia e richiede. Cioè, fondamentalmente, che il nostro cuore non sia diviso tra troppi amori. Perché ciò che dà Gesù, cioè le delizie di un amore divino come quello con lui, sono infinitamente, incommensurabilmente superiori ad ogni minimo amore umano, o meglio, ad ogni massimo amore umano. Ecco, per cui Gesù dice: o ti prendi l'amore delle creature o cerchi l'amore del creatore. Questo abbiamo già visto, è possibile a tutti, anche a chi necessariamente deve accogliere nel proprio cuore e ricambiare l'amore delle creature. D'accordo? Non si tratta di vivere come esseri sprezzanti, freddi, amorfi o che non hanno rapporti o che stanno lontano da tutto e da tutti perché devono stare solo con Gesù. Non è assolutamente questo il modo corretto di intendere queste cose. Ma il fondo del cuore, l'attaccamento del cuore e il legame del cuore, Gesù vuole che stia in lui. Cioè, io a Gesù non ci rinuncerei per niente, cioè, sono pronto a perdere tutto, ma non Gesù. Non a perdere Gesù anche per la più grossa cosa che possa esistere al mondo, se vogliamo dirlo in altri termini, che è quello che Gesù dice nel Vangelo. Chiunque non rinuncia a tutti i suoi beni non può essere mio discepolo. Non significa che non si possano avere più, altrimenti chiunque avesse un bene affettivo, un bene materiale o un bene morale, dice a Dio: è finito, non ho, cioè, ho ancora questo bene e non posso avere Gesù. Non è un fatto che sempre deve essere vissuto a livello effettivo, d'accordo, come un monaco, come un eremita o come una persona che comunque ha lasciato veramente e effettivamente tutto. Ma deve essere sempre vissuto a livello affettivo, non effettivo, ma affettivo sì. Altrimenti, per carità, si vivrà in grazia di Dio, se uno sta lontano dal peccato e da tante altre cose, vivrà comunque una vita serena, vivrà comunque una vita bella, ma non gusterà certe delizie che derivano da questo. E che sono poi particolarmente promesse, legate a Dio, alla
all'avvento del regno della divina volontà nei cuori. E Gesù voleva che fossero scritte perché ce ne potessimo innamorare anche noi e perché potessimo anche rettificare certe nostre idee sballate sull'Altissimo. Ecco. Allora, quando Dio vuole che qualcosa del genere, ecco, noi non dobbiamo mai parlare di noi stessi ordinariamente, delle nostre cose, per carità. Può succedere però che il Signore chieda qualche volta a qualcuno dei suoi servi di aprire qualche piccolo velo, questo prima di farlo bisogna esserne certi però che sia la volontà di Dio. Perché? Perché attraverso l'opera che Dio ha fatto in quel suo servo o in quella sua serva sia manifestato l'amore di Dio e altri possano dire: "Au, l'ha vissuto questo, questa, senza alcun suo merito, perché io non potrei viverlo?" Questo si trova in tantissime opere dei santi e si trova allora quando hanno messo per iscritto tante cose per volontà di Dio, anche attinenti alla loro vita assolutamente intimissima e personale. E Gesù lamenta che chi non lo fa, sì, certamente lo fa con buone intenzioni, no? Quindi lo fa per umiltà, per timore di essere considerato santo prima del tempo, per timore anche, come dire, di svelare un segreto del re che non si svela. Dice però Gesù: attenzione, perché in certi casi mi negano l'amore e nascondendosi loro paradossalmente nascondono me. E invece dovrebbero manifestare il mio amore per farmi amare. Ecco, questo è uno dei pochi motivi in cui anche quando non si possono raccontare qualche bella opera che Dio ha fatto nella nostra esistenza, a edificazione, evidentemente a sprone del prossimo, perché tutti comprendano che le ricchezze infinite di Dio e del suo amore di per sé sono a disposizione di tutti. L'unica cosa da fare è andarle a prenderle e mettersi evidentemente nelle disposizioni adatte per riceverle. Detto questo, non ci sono discriminazioni a priori, non ci sono anime di serie A e di serie B. Basta però vedere, bisogna vedere cosa vuole realmente una persona, cosa cerca realmente una persona e che comprenda, o almeno sappia, quello che c'è in Dio e quello che si perde se, anziché cercare Dio nella vita, cerca altro. Bene, Santa Vergine Maria, anche tu in tante circostanze, a Fatima soprattutto, ma non solo, hai chiesto ai tuoi figli e insegnato l'importanza della riparazione, che è un punto fondamentale della vita cristiana in generale, della vita nella Divina Volontà in particolare, perché continuazione della vita di Gesù, in cui un fine sempre presente in ogni situazione era proprio la riparazione dei peccati di tutti quanti gli uomini. E questo deve diventare un nostro fine, un nostro impegno, una cosa che ci sta a cuore, un ambito in cui, nella misura delle nostre povere forze, anche nel piccolissimo, diamo il nostro piccolo contributo a questa grande opera divina. Ecco, tu sei colei che conosce tutte le delicatezze d'amore di Gesù, perché nessuno come te ha vissuto il mistero dell'amore proprio sponsale, profondo, divino. Ecco, noi ti chiediamo gradualmente di introdurci in queste mistiche stanze e soprattutto di aiutarci a rimuovere tutte quante le condizioni che ci impediscono di entrare in un rapporto profondo, intimo, personale, sponsale di amore con il nostro Dio e Figlio tuo. E Signore nostro Gesù.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.